Allora, ciao a tutte e tutti intanto e grazie per essere qui. Oggi iniziamo la seconda edizione della rassegna Build for Karma Justice. È il secondo anno che facciamo questa rassegna di esposizione di libri legati alla giustizia climatica. Questo primo incontro si inserisce all'interno del Festival Bologna Futura e ovviamente si inserisce anche in un contesto particolare che non avevamo previsto quando abbiamo programmato questa iniziativa, ma in un contesto dovuto a quel che è accaduto ai nostri territori, all'alluvione, alle due alluvioni delle scorse settimane e quindi, come dire, a maggior ragione ci sembra interessante oggi discutere il libro di Paola, Territori in lotta, perché in questi giorni, come dire, si è rafforzata in modo molto forte il senso di solidarietà che c'è in questi territori. Abbiamo visto anche da Bologna ogni giorno centinaia di persone partire per andare a dare una mano a chi ha perso tutto, ma ci sembra anche evidente e chiaro che quello che è successo in questi giorni non è sfiga, ma è un qualcosa che ha delle responsabilità ben precise. Quindi, come dire, a fianco alla solidarietà, noi crediamo ci vada messa anche la rabbia, e quindi pensare a dei territori in lotta anche in prospettiva di molto breve termine a questo punto rispetto al nostro territorio e a quello che è accaduto in queste settimane ci sembra importante. Quindi, insomma, ci fa piacere a maggior ragione avere oggi Paola che ha pubblicato questo libro appena uscito, insomma, appena abbiamo visto che era uscito l'abbiamo contattata perché ci sembrava bello e interessante discuterne insieme. Potremmo, se siete d'accordo, fare così. Noi pensavamo di fare alcune domande all'inizio per discutere un po' il libro e poi ovviamente se avete piacere anche di fare interventi, domande, commenti, il microfono come sempre a disposizione di tutte e tutti. E inizierei c'è un capitolo del tuo libro che mi è subito colpito, insomma, dal titolo, che è Il diritto negato di dire no. È un qualcosa che tante e tanti in questo paese hanno sperimentato in luoghi diversi, no? In tutte le grandi opere, qui a Bologna ne abbiamo una che è in corso è stata approvata, che vorrebbero realizzare, che è il passante di mezzo, ma tanti altri territori in cui si dice alle persone: certo, dite pure la vostra opinione, però l'opera in qualche modo va fatta. Successo anche qui con un processo partecipativo di cui poi non si è capito bene il senso, che però non ha mai messo in discussione la necessità di allargare un'autostrada, come invece fanno tante tanti. E quindi volevo chiederti, insomma, di raccontarci un po' di quello che hai approfondito rispetto a questa, se vogliamo, contraddizione e su questi processi che comunque partono sempre da una base in cui gli interessi di chi vuole costruire sono tutelati a prescindere, non si mettono in discussione. Grazie Marco e grazie a tutti, tutte e tutto per essere qui e vi ringrazio per aver organizzato questa iniziativa e averla confermata nonostante una serie di circostanze non proprio favorevoli e anche per insomma l'impegno e il percorso che state costruendo intorno a quello che si è appena verificato in Emilia-Romagna. Come diceva Marco, appunto questo libro è uscito da poco e raccoglie parte delle riflessioni che ho avuto modo di sviluppare nel mio percorso di ricerca di dottorato, durante il quale ho affrontato e analizzato conflitti territoriali legati a sei grandi opere o industrie nocive in Italia. Quindi, diciamo, ho avuto modo di confrontarmi con comunità, esperienze diverse e anche evidenziare quelli che erano i tratti comuni all'interno di questi conflitti. E l'aspetto proprio della partecipazione negata è proprio quello che più caratterizza diciamo, caratterizza questo tipo di mobilitazioni. E per questo ho scelto di dedicare un capitolo, dedicare attenzione proprio alle istituzioni pubbliche per comprendere come queste interagiscono e appunto si muovono in un contesto caratterizzato da una parte da attori economici privati che sono appunto i grandi capitali finanziari, che ovviamente dispongono di risorse economiche, organizzative, di potere, e dall'altra parte piccole comunità che spesso sono marginali sia dal punto di vista socio-economico che dal punto di vista delle risorse che hanno e anche negli equilibri elettorali. Quindi è chiaro che dentro questo contesto di strutturale asimmetria le istituzioni pubbliche giocano, dovrebbero giocare un ruolo fondamentale di mediazione.
per questa ragione in tutti questi contesti ho sempre incontrato, diciamo, cittadine e cittadini che erano interessati a interagire con le istituzioni, nel senso che sì, dall'inizio provano a aprire un dialogo, a interfacciarsi con questi soggetti di cui in qualche modo si fidano, nel senso che quando questi conflitti nascono, nascono in contesti in cui appunto ci sono cittadini e cittadine, non comunità, sono persone che sono isolate le une dalle altre, che però ritrovano nelle istituzioni comunque il soggetto interlocutore di cui si fidano. E è proprio all'interno di questo processo di, diciamo, di tentativo di negoziare, di aprire delle discussioni, di raccogliere firme, documentarsi, fare osservazioni, partecipare in qualche modo negli spazi previsti, che si rendono conto che questo spazio di mediazione non esiste, che loro vorrebbero interloquire con le istituzioni, ma trovano dall'altra parte un muro di gomma. E è proprio questo che diciamo porta dentro questi conflitti a maturare una profonda attenzione rispetto all'idea di democrazia dominante e a percorrere anche altre strade, le strade della mobilitazione. Ci si rende conto che non solo non ci sono spazi di mediazione, ma ovviamente quando ci sono questi spazi sono irrisori, nel senso che noi possiamo parlare se fare il gasdotto qui 8 km più a nord, ma non possiamo valutare da fronte a tutti i dati e le carte di non farlo. Cosa simile che stiamo vivendo nel territorio da cui vengo, a Pisa, c'è stata una mobilitazione intorno a una base militare che dovrebbe essere fatta a Coltano, la forte risposta popolare ha portato a fare un nuovo decreto che valuta altre opzioni, non si può valutare di non farla. Quindi è chiaro che non c'è nessuno spazio di mediazione, di dialogo intorno all'opzione zero. E questo per l'appunto, come dicevo, non porta questo dissenso a frammentarsi, a sparire, ma a spostarsi e a maturare, perché dalle aule istituzionali si sposta nelle piazze, dove inizia a crescere e prendere un altro percorso. Un percorso nel quale si mette profondamente in discussione l'idea dominante di democrazia, che è una democrazia appunto liberale, che è più procedurale che sostanziale e che ha, diciamo, come si usa un po' nel linguaggio politologico, che è un po' l'ambito da cui provengo, un approccio definito DAD, Decide, Announce, Defend, cioè semplicemente il progetto viene comunicato a conti fatti, a quel punto annunciato e difeso, fine, non c'è nessuno spazio di confronto, e soprattutto è un tipo di democrazia che ha come proprio referente il singolo, il cittadino all'interno di una società atomizzata. A questo modello si viene a contrapporre negli anni, nell'elaborazione della lotta, un'idea invece di partecipazione che è sostanziale, che si nutre dei territori dal basso, quindi guarda a decentramento come una propria caratteristica, e che ha come referente invece la comunità. Una comunità che si viene a costruire dentro i processi e dentro le mobilitazioni e che, proprio perché si costruisce, inizia a far paura alle istituzioni. E questo mi porta anche all'altro punto, no, di come questo diritto di dire no viene negato. Perché quando le comunità iniziano a organizzarsi, e in Italia non parliamo di 2, di 5, di 10, parliamo di centinaia di territori, e spesso questi territori neanche si conoscono tra loro, ma veramente se noi andiamo a fare un focus per ogni 20 km di questo paese, noi troviamo comitati territoriali. Questo è veramente un dato che è confermato da qualsiasi lavoro, approfondimento, ricerca. E questo inizia a diventare effettivamente una spina nel fianco delle istituzioni pubbliche che sono piegate per i capitali e per i capitali privati. E è proprio in questa fase che secondo me negli ultimi anni c'è stata da parte delle istituzioni un'accelerata nel modificare i dispositivi normativi per creare un contesto operativo diciamo più conveniente per i grandi capitali. Penso che il punto forse, diciamo, che ha aperto a questo processo sia lo sblocco Italia, perché comunque nel 2014 c'è stato questo decreto voluto dal governo Renzi, poi convertito in legge, che prevedeva una distribuzione dei poteri tra governo centrale e regioni, accentrando verso il governo nazionale una serie di poteri, e prevedeva che il governo avrebbe potuto, diciamo, scavalcare tutti gli altri livelli, sia regionali, comunali, che il Ministero dell'Ambiente o altri attori, laddove ci fosse l'interesse strategico nazionale in gioco. Oggi praticamente non c'è una cosa che non sia dichiarata tale, nel senso che c'è un rigassificatore, l'interesse strategico, c'è un ponte, è interesse strategico. Ad oggi il ponte sullo Stretto di Messina viene dichiarato come interesse strategico nazionale,
anche utilizzando la guerra come motivazione per accelerare questo processo, ovvero dicendo che il ponte sullo stretto ci serve per facilitare il movimento, movimentazione di mezzi, di armati tra tutte le basi che esistono militari di Stato di Sicilia e il resto del paese. Quindi diciamo che si viene a introdurre una serie di dispositivi normativi che fanno dell'emergenza, dell'accentramento il loro modo superante ordinario, un modo superante che è coloniale nelle sue caratteristiche, no? Perché guarda i territori come territori che sono sudditi, che non hanno voce, che non hanno agency, e che per l'appunto, come dicevo, usa l'emergenza come proprio strumento per accelerare e sottrarre spazi di partecipazione. Ora, mi viene in mente che insieme allo Sbocco Italia c'è stato l'idea di semplificazioni, che ha previsto una serie di procedure semplificate, la votazione di patto ambientale si può fare in certi casi, si fa in meno giorni, di qua e di là. C'è stato il commissariamento, c'è stato poi il decreto Genova, che forse ricorderete, per il crollo del ponte Morandi, le cui cause sono note a tutti, però è stato utilizzato come obiettivo, diciamo, come occasione per far passare un decreto che toglieva ulteriori spazi di intervento agli abitanti, ai cittadini, alle associazioni, a chi fa i controlli antimafia, anticorruzione sugli appalti e quant'altro. Questo decreto, che viene utilizzato in forma emergenziale perché un ponte era crollato, oggi torna ad essere utilizzato come modello da perseguire anche per il ponte sullo stretto e per altre opere pubbliche. Quindi questo è un modello, e ci tengo anche a evidenziare, no, qual è il livello di prossimità tra capitali privati e interessi e istituzioni pubbliche, evidenziando che nello stesso, pochi mesi dopo il crollo del ponte Morandi, della verità un anno e mezzo dopo, è crollato un altro ponte 8 km da dove abito io, che forse si chiama Albiano Magra, forse non lo ricorda nessuno, però esiste, c'era un ponte che le persone usavano per andare a lavorare, per andare a scuola e quant'altro, è crollato e questo è rimasto per macerie per circa un anno e mezzo. Perché il ponte Morandi è stato ricostruito in tempi record? Perché era un'infrastruttura fondamentale per il trasporto delle merci dal porto di Genova al resto d'Italia e d'Europa. Quindi vediamo come le istituzioni siano profondamente vulnerabili agli interessi dei privati e siano in grado di modificare costantemente le carte in gioco, le carte in tavola per favorirli. Al punto appunto che stiamo vedendo in questi ultimi due anni, no? Un nuovo intervento pubblico, il PNRR, con un'altra serie di fondi, che però si sta per lo più tramutando in un intervento pubblico a tutela del capitale privato, cioè un intervento pubblico che mette soldi, finanziamenti e dispositivi normativi che tutelano l'impresa dal rischio di impresa. Quindi io ci metto i soldi, io ci metto questo, io compro l'edificio per fare lo student hotel, ti tolgo ogni rischio di impresa, poi tieni, ora goditi l'impresa. Cioè, questo è un meccanismo che diciamo in questi 10 anni abbiamo visto modularsi, modificarsi, e secondo me il paradigma della grande opera coglie molto di queste caratteristiche. Quindi su questo un po' lo vorrei, ovviamente. No, va benissimo, e anzi colgo, prima di farti la prossima domanda, colgo anche quello che raccontavi adesso, no, sull'uso dei decreti d'emergenza, e non so se ne avete già avuto modo di leggere, ma ieri è stato fatto il decreto per l'Emilia Romagna per stanziare i fondi per l'emergenza. Ebbene, all'interno di questo decreto c'è una norma, un articolo che rende ancora più facile la realizzazione dei rigassificatori. Quindi le cause della crisi climatica che portano sui nostri territori le piogge che abbiamo visto la scorsa settimana entrano nel decreto che deve dare gli aiuti alle popolazioni colpite e vengono in questo modo favoriti. Quindi segniamocelo, perché nelle prossime settimane questa cosa ce la dovremo ricordare in maniera abbastanza forte e importante. Invece parlavi prima anche di questa cosa di chi si costituisce in comitato in qualche maniera e poi si sente anche di diventare comunità, eccetera eccetera. È un altro aspetto che tu affronti nel tuo libro e che ci pare interessante approfondire, quello delle relazioni che si creano poi dentro questi percorsi di mobilitazione, no? Che in qualche maniera alludono anche poi, cioè vanno anche oltre in qualche maniera la ragione per cui le persone si mettono insieme e alludono anche ad altro. E ci racconti un po'? Grazie.
Allora, sì, diciamo che questo forse è l'aspetto che per me è stato più interessante, diciamo, da osservare, nel senso che mi ha veramente colpito il modo in cui dai margini dei territori riuscissero a costruire proprio comunità e forme di resistenza molto incisive e in grado davvero di dare filo da torcere a grandissimi interessi privati. Quindi mi colpiva moltissimo questo dato e diciamo in questi anni ho avuto modo di stare in alcuni di questi territori, soprattutto laddove c'era ancora un presidio esistente, la mobilitazione era ancora attiva, quindi diciamo il livello anche di osservazione è un po' variato da contesto a contesto, però nel complesso mi ha colpito molto il modo in cui soggetti presenti nel territorio mutassero la loro percezione delle istituzioni, delle forze dell'ordine proprio per mezzo del conflitto. E questo avveniva praticamente in tutti i tipi di attori che ho avuto modo di conoscere, nel senso che tanto nell'attivista del centro sociale quanto nel carabiniere, perché mi è successo di trovare anche questo, tanto nella casalinga quanto nel cittadino da sempre ligio alle regole e alla partecipazione istituzionale tradizionale, l'esperienza diretta che esperivano dello Stato portava a mutare moltissimo i loro schemi di lettura, le loro visioni, i loro valori. Faccio anche degli esempi magari per essere più concreta e dare meglio l'idea. Diciamo in questi anni ho avuto modo per esempio di fare del lavoro sul campo nel caso del Amelendugno, dove insomma forse conoscerete per la costruzione del gasdotto TAP, che appunto dall'Azerbaigian arriva alla costa pugliese. E nel fare il lavoro sul territorio mi ha moltissimo colpito vedere questa comunità davvero eterogenea che, conoscendo diciamo un po' alla volta, mi portava un po' a vedere la loro vita e vedere come era cambiata dentro il conflitto. Nel senso che a me colpì tantissimo una giornata passata con una signora, un attivista, mi aveva invitato a pranzo e mentre dietro alla televisione passava Barbara D'Urso, quindi insomma in genere quello che guardiamo e ci fa male, mentre c'era questo che probabilmente era il suo quotidiano prima del conflitto, prima della lotta, mi raccontava di cosa era cambiata nella sua vita dentro quella mobilitazione. Mi diceva appunto che per lei i manifestanti erano sempre stati violenti, erano sempre stati il problema, che li aveva sempre additati e che dentro quella mobilitazione si trovava lei per la prima volta dall'altra parte della barricata. Si trovava lei a essere rincorsa dalla polizia, a essere manganellata, a essere scaraventata su un muretto secco, e questa cosa la colpì moltissimo, perché ovviamente parliamo anche spesso di famiglie che hanno molte persone che lavorano dentro le forze dell'ordine, dentro la polizia, quindi cioè famiglie all'interno delle quali questo conflitto, questa tensione è molto profonda, cioè veramente pervade le loro vite quotidiane. Però dentro questa mobilitazione si rendono conto di alcuni meccanismi e iniziano a rivedere le istruzioni e i suoi gambi, i suoi tentacoli in modo molto diverso. Mi ha colpito moltissimo ovviamente un carabiniere che si trova per la prima volta in una situazione in cui doveva manganellare i sindaci col tricolore che stavano difendendo il territorio. Questa cosa crea un po' un cortocircuito nella sua mente, decide di lasciare la divisa e inizia la mobilitazione, quindi una cosa non proprio comune, diciamo, nelle nostre attività quotidiane. E questa cosa succedeva veramente in modo molto, molto ampio, molto, molto largo per soggetti diversi. E la cosa molto bella è che proprio attraverso questo processo si riusciva a evitare quella divisione esogena che dall'esterno viene sempre fatta di dividere buoni e cattivi, di dividere manifestanti civili che vanno bene e quelli che invece sono cattivi, quelli che sono radicali, quelli che vogliono solo lo scontro, perché si creavano appunto delle commistioni tra questi mondi e perché le persone si trovavano in primis a vivere per la prima volta lo Stato non come interlocutore, come colui che mi difende, ma come colui che mi attacca laddove io sto semplicemente difendendo i miei diritti, la mia salute, il mio territorio. E poi mi ha colpito moltissimo anche il ruolo che avevano i presidi permanenti, perché uno degli strumenti di lotta di cui questi territori si dotano è proprio quello di costruire dei presidi permanenti, quindi vissuti 24 ore su 24 ore nei terreni, nei territori adiacenti ai cantieri, quindi laddove dovrebbe essere fatta l'opera. E questo è un altro elemento che nasce in teoria come strumento di lotta, quindi come strumento di monitoraggio del territorio e di controllo, però ovviamente innescato i processi, perché all'improvviso quei soggetti che si ritrovavano nel contesto di un'assemblea per qualche ora a settimana si ritrovano a condividere la loro quotidianità, a dover organizzare insieme
tutta la loro giornata. Chi cucina, chi fa questo, chi fa quest'altro, chi porta la bombola del gas, ah no, ma il gas non lo vogliamo, cambiamo modo di produrre energia, cioè si trovano di fronte a tutte queste sfide. E dentro questo contesto si costruiscono dei legami sociali che sono molto profondi e che, come accenno un po' in un paragrafo del libro, da un lato umanizzano i rapporti politici, perché portano i rapporti politici su un piano anche umano, del quotidiano, e dall'altro però politicizzano i rapporti umani, perché le persone che si ritrovano a vivere il loro quotidiano in una forma collettiva e condivisa. In particolare mi ha molto colpito quello che mi raccontavano alcune attiviste rispetto al fatto che in molte delle loro case c'erano figli e figlie con malattie legate ai fattori ambientali. Questo ovviamente è un problema più che comune in Italia, che però veniva spesso vissuto come una questione privata, se non addirittura una vergogna, quindi qualcosa che restava confinato nelle mura domestiche. Dentro quell'esperienza molte di queste donne iniziano a parlare tra loro e a far emergere la dimensione collettiva, no? Cioè i responsabili di questo problema. E politicizzare questi vissuti è stato fondamentale, perché vuol dire, nel momento in cui li condividiamo e vediamo qual è la matrice comune, indicare anche i responsabili, capire chi ci avvelena e chi ci sta anche togliendo la sanità, per poi accedere magari a un servizio o quant'altro. Questo, tra l'altro, non so se avete avuto modo di leggere l'ultimo rapporto dei Sentieri, che stima ogni anno il numero di malattie connesse ai fattori ambientali, ma anche quest'anno i dati sono molto allarmanti, quindi capiamo che la dimensione è già impellente e pervasiva della vita delle persone, anche se spesso vissuto in forma molto privata. Quindi mi è davvero molto colpito vederle nascere e crescere queste comunità, comunque vederle raccontarsi, perché in alcuni casi ovviamente ho già visto il percorso già in una certa fase, e mi fa molto riflettere, no, su questo concetto che noi usiamo tanto, comunità. Comunità non esiste di per sé, la comunità la costruiamo noi, quindi siamo noi che mettiamo in campo i processi che la costruiscono, ed è un concetto che ovviamente costruisce collettività, ma è molto prezioso perché riesce a legarsi al territorio in modo includente e non escludente come altre comunità. E allo stesso tempo ci consente, se riusciamo a costruirla portandoci dietro tutte le nostre riflessioni, comunità che non appiattiscono le differenze che esistono comunque all'interno, di genere, di classe, di oppressione, che riesca a tenere conto di tutte queste e farne un terreno di elaborazione politica, quindi anche la comunità che vorremmo. E insomma, questo è stato un po' alcuni degli aspetti che ho avuto modo di incontrare, che più mi hanno incuriosita, non solo come ricercatrice, ma non abbiamo detto, però sono anche un militante anch'io, e quindi rispetto, diciamo, esperienze rispetto alle quali mi sono interrogata, no? Cioè, quando un giorno vorrò fare un lavoro politico, in che modo proverò a aprire un dialogo? Chi, ad esempio, i comitati di mamme, no? Poi magari ne parleremo anche dopo, però che inizialmente puoi guardare con un po' di scetticismo. Ho detto, forse è il momento di abbassare un po' il livello, no? Di pretesa, comunque quell'identitarismo che ti porta a vedere solo te come nel giusto con la risposta, e provare a confrontarsi con altri mondi. Questo, laddove è successo, ha costruito delle comunità. Per me questo è molto, molto prezioso, anche come esempio, come pratica e come orizzonte, diciamo. Sì, parlavi un po' di questi percorsi che costruiscono comunità, che quindi in qualche maniera ridefiniscono, rompono, come dire, le dinamiche sociali a cui siamo abituati, anche a volte nei movimenti. E su questo tu dedichi un paragrafo al ruolo delle donne, accennavi prima i comitati delle mamme, eccetera. Vuoi approfondirci un po' questo aspetto? Della relazione tra il tema del genere e il tema dell'ecologia, mi sono centrata su comitati di mamme semplicemente perché, non perché penso che questi soggetti esauriscono la complessità di questa relazione, tutt'altro, ovviamente è un tema molto ampio con tantissime sfaccettature, però questa è una delle espressioni che ho trovato maggiormente, che quindi ho avuto interesse, diciamo, approfondire con tutto un portato di scetticismo che avevo all'inizio, nel senso che non vi nego che confrontarmi con un comitato che sceglie l'identità di madre come identità che legittima la propria azione politica, per me sia stato dalla mia posizione e prospettiva
sportiva verso il ministro sia stato un pochino difficile inizialmente, quindi ho voluto interessarmi, approfondire partendo un po' da questo scetticismo. In realtà direi che è stata un'ottima idea quella di approfondire, perché mi sono confrontata con un mondo molto diverso da quello che avevo immaginato. Innanzitutto è stato molto interessante capire come loro facessero un uso politico e strategico di quella maternità e di quell'identità. Politico nel senso che loro prendono un'identità che è storicamente relegata nei confini del privato, del domestico, e lo portano allo spazio pubblico. Loro dicono: in quanto madre noi non stiamo a casa, noi in quanto madre scendiamo in piazza. Ma è anche un uso strategico, perché loro non si costituiscono e non nascono in un momento a caso nei conflitti. Nascono nel momento in cui il conflitto si fa più violento, nel momento in cui la repressione cresce. Loro scendono in piazza proprio per abbassare il livello di repressione sul movimento e fare da ponte tra i militanti più radicali e il territorio, che ovviamente a quel punto, arrivato a un certo livello, avrebbero potuto prendere anche direzioni diverse e anche conflittuali. Quindi nel fare questa scelta di organizzarsi come madri, c'è tutto questo portato di riflessioni, ed evidenziamo, quindi cogliamo anche la dimensione di agency, no? Cioè non è un riprendere qualcosa che viene calato su di loro dall'alto, ma fare loro quell'identità per anche trasformarle, e su questo ci tornerò. Però anche, diciamo, per fare l'esempio, a me ha molto colpito come sono nate le mamme no mumus. Mumus è questa installazione militare presente in Sicilia, intorno alla quale c'è stato un fortissimo conflitto, che una notte del gennaio 2013 è diventato particolarmente intenso, perché stava arrivando il camion che avrebbe dovuto innalzare la blu. In quell'occasione, diciamo, ci furono un po' di manifestanti, prevalentemente con posizione giovanile, che si mettono di traverso a questo camion, cercano di bloccarlo, c'è una fortissima reazione della polizia. Il giorno dopo c'è una convocazione dell'assemblea di tutte le mamme del paese, che in pochissimi giorni raccoglie quasi 1000 adesioni e inizia a organizzarsi. E nell'organizzarsi cosa fa? Decide di, ad esempio, usare delle pratiche spesso attribuite all'ambito, no, del femminile, quindi preparare una colazione, prendersi cura, cucinare, però decide di andarlo a fare esattamente nelle strade che passano i mezzi. Fanno questo, vanno a farlo alle 4 di notte, e nel fare questo con una semplice colazione si trovano a bloccare per mesi i camion che portano i mezzi, il materiale e tutto ciò che serve per fare l'opera. Un'altra che diciamo ho trovato anche molto divertente, che però ci fa capire la dimensione politica di questa attivazione, è la scelta di molte di queste donne del comitato No Mumus, molte delle quali religiose, di mettersi in ginocchio a fare il rosario in un punto intorno alla base, facendo, sorgiando una per una queste palline del rosario e iniziando quando finiva. Nel fare questo scelgono come punto l'unico in cui passavano i mezzi. Quindi loro bloccano veramente per settimane, per mesi questo progetto, e lo fanno disarmando la controparte, perché la controparte non era pronta a interagire, a usare la forza pubblica su questo tipo di soggetti. Quindi loro è evidente che l'obiettivo di quell'azione non era pregare, perché altrimenti ci sono le chiese. L'obiettivo di quell'azione era usare un'altra forma per disarmare la controparte e guadagnare spazio, ossigeno, legittimità. E questo succede anche, ad esempio, con le mamme no tappa, che invece appunto riescono, anche loro si organizzano proprio a ridosso dell'escalation della repressione, e organizzandosi iniziano ad avvicinare un po' il territorio che si stava un po' spaventando e a coinvolgere in tantissime attività, dalla passeggiata per conoscere le spontanee a preparare, non lo so, un laboratorio per bambini. E nel fare questa cosa riescono veramente a ricucire o evitare lo strappo tra il movimento e il resto della comunità. Quindi diciamo, questa dimensione strategica è molto palese per questo tipo di organizzazioni, anche se spesso, diciamo, da letture che provengono dal movimento, da insomma visioni più radicali, facciamo anche fatica a riconoscere, perché non è il nostro linguaggio effettivamente. D'altra parte, come dicevo, oltre a fare un uso politico di questa identità, c'è anche una trasformazione di questa identità, perché nel momento in cui queste donne decidono di diventare militanti, stravolgono completamente i loro ritmi di vita quotidiani. E quindi per la prima volta queste donne alle 4 di notte si alzano, lasciano figli e mariti
e vanno a bloccare Ganon. E questo nel appunto, in questo caso la profonda Sicilia, ma vale per moltissimi altri territori, dà effettivamente una scossa profonda agli assetti familiari. Quindi si creano conflitti domestici, si creano conflitti nel paese, perché comunque viene commentata negativamente una donna che invece di accudire i figli si mette in pericolo, va a manifestare, va a scontrarsi con la polizia. E lì crea quelle istituzioni che da una parte sono disarmate, dall'altro provano subito a buttare su di loro l'etichetta di cattive madri, che fanno questo, che mettono a rischio i figli. E questa cosa viene usata contro di loro nei processi per l'affidamento dei figli, per esempio, no? Non è considerata questa una buona madre perché, come vediamo, si è mobilitata, ha attitudini strane, quindi insomma, meglio non affidare ai figli. Quindi io, diciamo, nel fare questo lavoro mi sono confrontata anche con altre esperienze che abbiamo definite di materialismo politico, come quella della madre di Plaza de Mayo, o appunto l'ambientalismo, la giustizia ambientale che nasce proprio dal movimento dell'Ocanal Parent Movement, da Lois Gibbs, che era appunto una donna che si è attivata inizialmente in quanto madre. E personalmente penso che queste siano delle forme molto situate, popolari di femminismo, anche se non parlano il nostro linguaggio, un linguaggio senz'altro diverso dal mio, da molte di noi, però sono proprio quelle esperienze che troviamo maggiormente nei contesti marginali, nei contesti in cui non c'è il collettivo, non c'è il centro sociale, non c'è il gruppo transfemminista, ci sono altre situazioni, ci sono altri assetti, altre dinamiche che regolano e disciplinano quella vita, eppure nonostante tutta questa serie di meccanismi, queste donne riescono a organizzarsi e diciamo mettere in crisi una serie di dinamiche. E chiudo semplicemente dicendo che ovviamente questi comitati che nascono come comitati di madre in realtà vanno ad accogliere chiunque ne vuole far parte, quindi non c'è assolutamente la dimensione della maternità biologica come condizione, cioè chiunque si sente di voler appartenere a quel gruppo può farne parte. Questo succede praticamente in tutti i comitati di mamme che ho incontrato, su Italia, Nord Italia, le mamme del FAS, il Veneto e quant'altro. Grazie. Cambio un po' il livello delle domande, fino adesso abbiamo parlato soprattutto delle relazioni che si sviluppano nei territori, però c'è un altro aspetto che tu affronti anche nel libro, che in realtà è un dibattito, insomma, che non nasce oggi, ma che ha una sua storia anch'essa, della relazione tra locale e globale, no? Nel senso che questo libro che parla di giustizia climatica, che parla della crisi climatica, che è un qualcosa che ha una dimensione planetaria, e anche se domani davvero Bologna si mettesse l'impegno per raggiungere gli obiettivi che ha dichiarato, ovvero essere neutrale nel 2030 dal punto di vista climatico, questo, se Bologna fosse l'unico caso, non cambierebbe assolutamente nulla né nella dimensione globale, ma neanche nella nostra vita quotidiana. E questo ha a che fare ovviamente anche con le nostre lotte, perché per esempio, che ne so, qui ci mobilitiamo contro il passante, in Ravenna si mobilitano contro il rigassificatore, però poi sono questioni molto territoriali che guardate su una scala planetaria sono la goccia in un oceano. E quindi, nonostante ciò, perché è importante parlare di territori in lotta dentro questa dimensione? Grazie. Ovviamente la riflessione che fai è centrale e ovviamente me la sono posta tante volte anch'io quando dentro il mio lavoro e anche dentro la mia militanza davo così tanta centralità al territorio. E ovviamente su questo ho avuto modo di farmi tante domande e magari una risposta definitiva non ce l'avrò mai, però io ad oggi tendo a pensare che il territorio sia non solo importante ma sia proprio imprescindibile dentro le mobilitazioni che andiamo a costruire. E dico questo perché dal punto di vista analitico, quindi anche semplicemente di analisi dei fenomeni, credo che il territorio ci dia uno spazio di analisi, come dire, privilegiato per cogliere proprio dei processi che hanno una natura globale e noi riusciremo a cogliere, no? In termini astratti. Cioè se noi provassimo a capire come funziona il capitalismo fossile, ci sfuggirebbero delle cose, se non guardando proprio i territori, le dinamiche che si declinano e in quale modo si declinano sui territori. Quindi da questo punto di vista mi sembra che sia fondamentale per cogliere come il capitale globale si muove, per cogliere il modo in cui oggi la transizione ecologica si stia dando, quindi per cogliere un tema che in questo momento è completamente aperto sul piatto,
e anche per comprendere gli effetti della crisi climatica, perché una cosa che, diciamo, quando ho ragionato, no, sul mio rapporto con il tema della crisi climatica, mi sono resa conto che per tanti anni questo tema lo percepivo come lontano. Lo percepivo come lontano perché la rappresentazione che avevo era sempre quella dell'orso su una calotta di ghiaccio, che ovviamente è una rappresentazione drammatica, ma anche immobilizzante. Cioè io vedo lontanissimo un orso polare su una calotta che sta sciogliendo e non potrò fare niente, cioè io qui non potrò fermare quella cosa. O comunque salvare l'orso, diciamo. E questo ha portato per tanti anni a avere un rapporto, diciamo, di distanza con questo dibattito. Nel momento in cui ho iniziato a capire che questa cosa si manifestava in modo concreto sui territori, sulla nostra pelle, ho iniziato a capire che quel tema non era lì, era qui ed era ora. E questo, secondo me, lo riusciamo a fare proprio partendo dal territorio. Dal punto di vista della mobilitazione, credo che invece il territorio resti centrale, nel senso che anche il PNRR e tutta un'altra serie di politiche stanno continuando a dare slancio a parte con la grande opera, quindi conflitti territoriali continueranno a nascere e a fiorire purtroppo in questo paese, per fortuna, dipende dai punti di vista. Forse la domanda che mi faccio è qual è lo step successivo, cioè ora cosa ci facciamo di un capitale enorme di lotte territoriali che ci sono state, che ci sono, che ci saranno. Per me questo è l'interrogativo più impellente e ci sono delle risposte che provo a darmi, nel senso, però ovviamente no, non possono mai essere singolari se non abbiamo questo tipo di risposte. La prima è che abbiamo bisogno di mettere in rete questi territori in un modo che sia sostanziale, quindi che non resti sul piano formale del coordinamento o quant'altro, quindi questo tentativo è stato fatto tante volte in questi 30 anni, non siamo certo i primi, le prime a pensarlo. Abbiamo bisogno di capire in quale modo renderlo sostanziale. Un'esperienza che non conosco molto bene, ma che comunque mi sollecita l'interesse, è quella francese più recente della piattaforma, che non so pronunciare in francese, per quella della in italiano, il sollevamento della terra, che sta provando appunto a sostanziare una questa serie di relazioni e legami in modo, diciamo, appunto concreto, materiale e non meramente formale. E mi sembra un aspetto interessante. Un altro è quello di darci un metodo di lavoro e di azione che risponda alla nostra analisi intersezionale, perché se questa è la nostra analisi dobbiamo pure darci pratica all'altezza di questa analisi e quindi lavorare, quanto a lavorare sulla convergenza con i movimenti per la giustizia climatica, perché io non riesco più a immaginare conflitti territoriali che vadano per un proprio percorso slegato e sconnessi da questi altri movimenti, come a lungo è successo, e con il tema del lavoro. Su questo direi che forse avreste più da dire voi da Bologna, che avete organizzato non solo una data, ma un percorso secondo me molto interessante, lo dico in modo molto sincero, nel senso che siete riusciti a mettere insieme questi piani di elaborazione che, almeno dalla mia prospettiva, non mi è sembrato un tentativo di forzare delle cose, ma di aprire uno spazio di elaborazione collettivo che mi sembra abbia dato anche dei risultati molto interessanti e anche che abbia dato la continuità a quel percorso, però questo sicuramente lo sapete meglio voi. Detto questo, che secondo me è perché il territorio è importante, dico anche perché è proprio imprescindibile, nel senso che per me il territorio è qualcosa di cui non possiamo fare a meno, perché è l'unico dove tocchiamo in modo diretto gli interessi materiali che sono in gioco. Perché, e lo dico da persona che ha fatto parte di Friday for Future, quando dicevamo che il capitalismo fossile non ci piaceva, era una cosa, quando siamo andati a dirlo di fronte alla raffineria di Eni è stata un'altra. Cioè la reazione, la risposta, le reazioni che si innescano quando i problemi non si toccano in termini astratti, ma in termini pratici, quindi andando laddove si sentono, si interessi, gli assetti cambiano in modo molto profondo. Quindi secondo me il territorio è quello che ci consente di arrivare dritto al cuore delle contraddizioni e quindi di svelare queste contraddizioni e chiarire quali sono le forze in campo e le possibili alleanze, perché anche su questo, no, eravamo tutti d'accordo sul fatto che il fossile è un problema. Peccato che quando vai sul pratico capisci chi sta con te, chi vuole costruire, e capisci chi fa un ecologismo di facciata. Quindi secondo me anche su questo è importante, no, per capire chi abbiamo davvero con noi, con chi possiamo fare un percorso e con chi invece non lo possiamo fare. Ovviamente mi rivolgo a attori partitici, altri soggetti che usano questi temi strumentalmente. E poi appunto perché il territorio secondo me è tornato sul tema della crisi climatica, è in grado di mettere in luce in modo molto palese
che avrà un'emergenza così climatica, perché a differenza di una nazione basata sull'emergenzialità, se noi guardiamo i territori ci accorgiamo dei processi che lentamente hanno costruito il problema, proprio perché partiamo da questo focus noi ci rendiamo conto dei soggetti, dei responsabili, dei processi che giorno per giorno hanno costruito consapevolmente e volutamente quello che oggi chiamiamo emergenza, ma che non è. Quindi secondo me il territorio resta centrale, così come resta centrale la domanda che c'è che fa, cioè nel senso come portiamo questo bagaglio di lotte dentro un quadro di azione che non può più limitarsi in nessun modo, in nessun caso al piano locale. Questo ormai è una certezza che noi sappiamo che nessuno vince da solo, cioè prova proprio concretissima. Beh, colgo questo tuo accenno al percorso bolognese anche per dire che la settimana scorsa poi c'è stata una prima assemblea il 18 maggio dopo gli eventi regionali e la percezione insomma comune e collettiva è che proprio questo tipo di percorsi adesso vadano riattivati e rafforzati, cioè quel percorso di convergenza che abbiamo sperimentato in autunno di fronte a un evento così catastrofico ma così chiaro nelle responsabilità vada rimesso in moto e proprio per questo, così lo dico adesso e poi lo devo ripetere dopo, sabato prossimo alle 16 ci sarà un'assemblea popolare in Piazza Maggiore a cui spero in tante e tanti ci ritroveremo proprio per discutere che cosa costruire, che cosa mettere sul tavolo in questo momento e anche per discutere come far pesare le responsabilità e appunto tu dicevi prima sul territorio si vede anche chi parla di emergenza climatica e chi fa e allora possiamo tranquillamente mandare un caro saluto al sindaco e al presidente della regione che hanno dichiarato già dal 2019 le emergenze climatiche e poi abbiamo visto che cosa è stato fatto sul territorio. Da questo punto di vista ti farei un'ultima domanda e poi magari apriamo anche a, quindi se vi iniziano a venire in mente domande, commenti eccetera, prendetevi già avanti visto che dopo c'è la possibilità ed appunto ti volevo chiedere questo, come vedi tu questo legame tra i momenti di crisi e le mobilitazioni, no? Cioè in questo momento il nostro territorio, come in altri momenti altri territori, sta vivendo un momento di crisi che mette in discussione proprio tutto. Chi ha vissuto sulla propria pelle l'alluvione ha visto, come dire, la propria vita completamente messa, boh, quello che era prima non sarà più dopo. E cioè, c'è un, come dire, possono essere delle crisi anche spazi politici in cui costruire mobilitazione per appunto cercare di produrre giustizia climatica? Decisamente sì, secondo me, nel senso che comunque anche in tutti questi contesti, questi territori che ho avuto modo di, diciamo, di conoscere durante questa ricerca, il momento in cui la protesta si innescava e produceva tutte le trasformazioni di cui abbiamo parlato prima era quel momento in cui la violenza ambientale si esprimeva in modo manifesto, cioè l'estrattivismo di mare in acque buone c'è dall'Ottocento, da almeno 1980-90 a ritmi intensivi, il giorno in cui arriva l'alluvione le case delle persone vengono sepolte dal fango e c'è il blackout, le scuole vanno in tilt, gli ospedali vanno in tilt, che le persone si rendono conto che quello di cui si parlava, quella minaccia velata, quelle narrazioni che forse erano di pochi ecologisti estremisti, sono realtà, ce l'hai sulla pelle, non puoi più far finta di niente. E quello secondo me è un momento che può innescare trasformazioni molto profonde. Non è scontato, nel senso che comunque abbiamo visto tanti momenti di crisi, magari legati a situazioni diverse, però comunque abbiamo avuto a che fare con la pandemia, che è stata direi piuttosto sconvolgente negli equilibri, nella vita collettiva e personale. Quindi diciamo ci vuole ovviamente anche la capacità di organizzare questa rabbia, no? Di far sì che non si frammenti, che non resti diciamo un fuoco di paglia, ma che possa crescere, maturare e diventare altro. Però secondo me questo è uno dei momenti in cui quel discorso che facciamo tante volte, no? La natura è un tema politico, riguarda il cosa mangio, cosa bevo, cosa respiro, si concretizza agli occhi di chiunque, perché è un momento in cui rischi di morire annegato in casa tua o c'hai la casa riempita di fango tutta la tua vita, ti rendi conto che ci sono dei responsabili, ci sono delle cose strutturali e che questa è una forma di violenza che non può più essere imputabile a, appunto alla sfortuna, come dicevi all'inizio, ma a dei processi ben chiari. Quando c'è la capacità di mettere in luce questi processi, secondo me c'è anche la capacità poi di innescare delle mobilitazioni, come
insomma, mi sembra che state anche lavorando voi rispetto a questa possibilità. E anzi, come impressione che ho da esterna, quindi potrebbe essere anche super filtrata dalle mie bolle, però ho l'impressione che non è ovviamente la prima alluvione che avviene in Italia, non è certo il primo disastro ambientale, però questa volta più di altre il tema della crisi climatica si è entrato proprio a gamba tesa nel dibattito pubblico, con una parte di soggetti che evidenziano il nesso, una parte che si ostina a negarlo, perché anche le retoriche negazioniste in questi giorni sono fatte molto intense, ma questo vuol dire che questo dibattito non è più ludibile da nessuno. Possiamo dire che non esiste, ma nessuno può far finta che non esista questo dibattito, e questo secondo me è la prima volta che succede, cioè che a livello nazionale questo dibattito entri così tanto, e non è successo a caso, è successo perché c'è un lavoro politico dietro che ha permesso di leggere quanto accaduto dentro questi schermi, quindi io credo che ci sia questo potenziale. Allora, all'inizio parlavi della, dell'aspetto del cittadino che improvvisamente, trovandosi a dover comunicare con l'amministrazione, trova il muro di gomma. Allora, va bene, partono le organizzazioni, si comincia a socializzare, ci si organizza, eccetera. Alcuni anni fa sono andata a una conferenza in cui una sociologa diceva: tutti i movimenti che sono partiti dal basso sono finiti in frustrazione. Ok? Allora, una cosa che ho ribattuto allora era che all'interno della frustrazione si è fatto un percorso di crescita e di conoscenza e di condivisione. Ok? Però purtroppo mi sento soggetta a frustrazioni. Quante volte i movimenti sono riusciti a strappare minimamente qualcosa utile alla loro vita bella? Grazie. Grazie per la domanda e anche la sincerità nel porla, perché secondo me non bisogna essere retorici e diciamo nascondere la polvere sul tappeto, cioè è anche importante affrontare le difficoltà che abbiamo, e senz'altro farei una forzatura se dicessi che tutti i movimenti poi sono contentissimi di come è finita e sono tutti allegri. È ovvio che ci sono state anche comunque pesanti sconfitte, nel senso che sono mobilitazioni veramente significative che comunque non hanno avuto l'esito che avrebbero dovuto avere, così come ci sono state significative vittorie, ovviamente, nel senso che se abbiamo il diritto ad abortire per quanto dobbiamo difenderlo con le unghie e con i denti, è perché ci sono state anche delle vittorie, ovviamente, se esistono tutti i lavoratori è perché ci sono state delle vittorie. Quindi ovviamente è un tema, diciamo, non facile, però secondo me, almeno diciamo, nel mio lavoro per affrontare questo tema, ho sia un pochino studiato i processi di demobilitazione, ma anche un po' provato a collocare proprio le lotte che studiavo dentro la loro storia ambientale, quindi capire che ne avevano con le lotte precedenti e cosa lasciavano con le successive. E in tutti i casi è emersa che c'è una relazione molto profonda tra questo, no? Nel senso che le lotte che ci sono state nel passato hanno veramente aperto la strada alla sensibilità, alle riflessioni, alle pratiche e alla crescita di militanti sensibili che poi sono riattivati anche in altre mobilizzazioni. Nella campagna contro le grandi navi a Venezia ci sono operai di Marghera che si attivavano sul tema della salute, che poi sono attivati sul tema del Mose e poi sulle grandi navi, e questo è valso per praticamente tutti i territori. Quindi questo resta nel territorio, lo plasma, lo modifica, così come quegli schemi di cui parlavamo prima, che vengono rotti. Cioè, quando la donna capisce che il suo destino non è stare in casa a cucinare e a badare a marito e figli, basta, l'ha capito. Cioè, non succederà. Magari scoppiano sempre di famiglie in questi conflitti anche, però cambiano anche degli spazi di emancipazione che sono importanti, che comunque, insomma,
restano, non possono più, diciamo, su questo non si può fare un passo indietro. Quindi, diciamo, penso che lasciano moltissimo le lotte, e ovviamente non bisogna con questo chiudere il punto che perché alcuni non sono andate bene. Ovviamente questo secondo me ha molto a che vedere con le controparti, con la natura di questo capitalismo globale, e, però secondo me davvero lasciano un'eredità che è preziosissima per tutte le mobilitazioni. E se oggi parliamo di un ciclo di lotte territoriali così grande, penso che non sarebbe successo senza le mobilitazioni della Valsusa degli anni 90, perché quello hanno costruito l'immaginario. Non hanno fatto una lotta, hanno fatto l'immaginario, e quell'immaginario lo abbiamo ripreso in tante e tante. Così come le lotte femministe di oggi guardano e prendono in parte l'eredità, alcune pratiche, la coscienza, alcune cose che sono state sviluppate, diciamo, negli anni 70. Quindi secondo me c'è sempre una continuità, e ora diciamo esagero addirittura citando Dario Salvetti quando dice perdiamo sempre tranne quella volta che vinciamo. Quindi comunque noi ci tocca andare avanti. Hai parlato di questi due piani, il piano locale delle lotte territoriali, appunto quello portato avanti dai diversi elementi della terra, e invece un piano globale che tiene in mente il fatto che la vera battaglia poi si giocherà sulla mitigazione, quindi su fermare le emissioni globali di CO2. Come si può giocare questa seconda battaglia localmente, però, perché poi le battaglie sono localmente, che non sia solamente dire in una manifestazione, questa. È difficilissimo. Allora, facciamo che intanto sicuramente la risposta è anche il frutto di tante discussioni avute dentro contesti di movimento, quindi diciamo non è tutta fria del mio sacco questa risposta, ma è grazie al fatto che ci sia un dibattito, diciamo, che mi sento di dire queste cose. E se penso a cosa possiamo fare a livello locale, ovviamente c'è il piano del quali sono le opere che producono emissioni più alteranti che vengono fatte sui nostri territori, quindi ovviamente tutta la lotta alle fossili e non solo nei territori che viviamo, però ovviamente ci sono ulteriori passaggi, giustamente, e secondo me due ambiti di intervento importanti che comunque ci possono aiutare ad andare in una direzione diversa riguardano una parte il lavoro sulla formazione, la cultura, quindi lavoro sistematico nelle scuole e nell'università, da cui tante volte esce diciamo esce quel sapere che serve a legittimare quei sistemi, sia in termini più teorici che in termini proprio tecnici, e il lavoro diciamo militante rispetto al tema occupazionale lavorativo, che ovviamente è l'altra grande diciamo carta che viene giocata all'interno di queste mobilitazioni contro di noi, per immaginare una situazione in cui ci liberiamo no, ma riusciamo a vivere in condizioni differenti dentro una crisi climatica che esiste. Sicuramente è necessario un lavoro sul piano dell'occupazione che venga fatto in modo sistematico a priori, quindi di sicuro pertenza per pertenza, ma non solo. E su questo secondo me anche, diciamo, mettere in discussione le narrazioni dominanti su questo piano è importante, nel senso che ovviamente ci troviamo sempre col discorso, no, dell'occupazione che vuoi non vuoi resta centrale. Allora mi sono un po' incuriosita e sono andata a vedere quanta occupazione producono queste opere, e il dato è sempre niente, ma niente, nel senso che vai a vedere i dati Istat di quel comune che dopo la grande opera sarebbe stato benissimo e non solo non è cresciuto, è diminuito. Cioè, oppure vai a vedere come lavorano questi grandi capitali, non è che Eni o Snam prendono le persone in loco, ma ciao, questa cosa esisteva 60 anni fa, hanno dei team professionalizzati, esperti che vengono diciamo composti, organizzati, e quei team poi girano, sono itineranti, cioè Snam si porta i suoi 30 professionisti di territorio in territorio, magari sul territorio utilizza poi della manodopera diciamo non qualificata per i piccoli lavoretti, che poi rischia qualsiasi cosa per le condizioni a cui lavorano sono spesso diciamo non sicure. Quindi sono narrazioni che ovviamente non hanno grande solidità, su cui ovviamente è importante fare un lavoro di approfondimento, però ovviamente non è un tema semplice. Le pratiche sono pratiche, secondo me, per
diciamo, gran parte relazionali, cioè sono relazioni diverse che costruiscono processi diversi. Quindi hai ragione, cioè non ci può più bastare andare a dire un corteo, non ci può più bastare lo slogan. Abbiamo bisogno di tradurre le riflessioni in delle pratiche proprio incisive, quindi capire con chi parlare, dove, come e quali forme di dialogo sono più incisive con soggetti diversi, perché non possiamo parlare, pensare che il volantino vada bene per chiunque, perché sono persone che poi devono sviluppare un tipo di dialogo diverso, con studenti, studentesse, alle medie parlare in un modo, al mercato in un altro ancora, e secondo me metterci in discussione rispetto alla nostra comunicazione è un dato importante. Però è appunto, cioè, uno spunto e non ho la pretesa che sia la ricetta valida, ovviamente, assolutamente. In qualche modo per ricollegarmi a quello che veniva detto adesso e a qualcosa di molto attuale, perché stavo vedendo qui in Emilia Romagna, mi è piaciuto molto quando gli esempi che hai presentato di tante situazioni di soggettivazione politica nei confronti della questione ambientale, in tanti esempi locali di attivazione di costituzione di reti, di potenziamento di quelli che erano quelli già esistenti, che è un qualcosa che mi sembra che stiamo vedendo in maniera molto forte qui a livello locale e che si appoggia probabilmente anche su quindi reti che erano già presenti, che sono state rafforzate a causa della pandemia e negli anni passati. Quindi da una parte un primo passaggio che è quello di il riconoscimento della appunto di soggettivazione in qualche modo anche antagonista del riconoscimento di chi esistono le responsabilità, non si tratta di una crisi ineluttabile e imprevedibile, anzi al contrario. Quindi il riconoscimento di questa responsabilità apre in qualche modo un piano di lotta, un piano su cui è possibile agire. E quindi la domanda, per questo dico, mi aggancio un po' a quello che mi ha chiesto, è come quindi questo spazio che si viene a aprire, come è possibile agitarlo, come è possibile agirlo, quindi come passare a un secondo piano, verso un secondo livello, che è quello quindi dell'intervento positivo, che apre all'immaginario, che apre alla creazione di una attiva di quella che è una realtà appunto che vogliamo, diversa e bella. E quindi domanda un po' vaga, un po' appunto sempre sulla, anche legata alla questione del locale, dell'importanza del sapere incidere localmente sui nostri territori. Grazie. Questo non è facile, però rispondo anche un po' sulla base, cioè, delle mie esperienze, nel senso che ovviamente c'è un piano di elaborazione che riguarda il dove vogliamo andare e che mi sembra sia presente, nel senso che forse questo è quello che non ci manca, una prospettiva almeno in termini teorici, dei principi che ci guidano quando ci muoviamo, ci organizziamo. Ci manca forse no, poi la possibilità di tradurli in delle pratiche e io ad esempio riporto un esempio dal territorio in cui vivo, che come dicevo appunto quello di Pisa, dove insieme alla mobilitazione contro questa base militare, che si struttura con più piani di intervento, quello nelle scuole, quello di studio e altre cose, c'è anche stato il progetto di partecipazione dal basso, in cui proviamo a immaginare col danno come l'avremmo voluta, facciamo proprio dei tavoli di lavoro e quant'altro. Questo non è il piano che generalmente più mi sollazza, che più mi stima, però mi sono resa conto che questa cosa c'erano molte persone, anche molte persone diverse che avevano competenze specifiche, perché io poi non sono agronoma, quindi certe cose non le so valutare, però c'è una persona agronoma che all'assemblea si annoia perché è proprio l'assemblea di movimento, un po' si stufa, non ci viene più alla quarta, però in quel progetto si attivava e stava molto attivo. Quindi mi sono resa conto che modelli, diciamo, paralleli, ovviamente dialoganti, di costruzione di alternativa, uno che era più una visione di insieme che strutturava le attività del movimento di lotta e un piano anche di progettualità dal basso, è stato molto positivo, sia per iniziare dalle sostanze, ma queste nostre idee, anche nelle piccolissime cose, sia proprio per far sentire incluse le persone che, come dire, magari come abitante io non so tanto entrare dentro questo dibattito che facciamo su cosa fare rispetto a una data nazionale e dopo un po' magari mi annoio, però sul mio territorio posso dire cosa ho vissuto, come è cambiato, cosa è successo e prendo parola. Quindi ci sono meccanismi che rispondono anche a esigenze
diverse e attualità che comunque esiste, con la quale dobbiamo fare i conti anche nel modo in cui ci immaginiamo la partecipazione, che effettivamente non avviene allo stesso modo per tutte le persone. Quindi questa mi sembra una possibilità interessante, che ovviamente non penso sia replicabile, sia una soluzione che vale per tutto, però è un'esperienza a cui mi sono confrontata, che secondo me ha avuto questi esiti positivi, no? Nel senso di progettualità, la capacità di pensare non solo cosa immaginare, ma cosa fare, secondo me è proprio una cosa che produce relazioni, cioè proprio produce esiti positivi, perché inizia a metterti insieme a farle, e questo è proprio quello che, come dicevo, produce quelle relazioni nuove, comunitarie, che dentro un'assemblea non si producono, perché dentro un'assemblea non costruisci comunità difficilmente, a meno che non sia molto intima e profondo lo scambio, un'assemblea resta comunque un'assemblea in cui non ti contatti, in cui stiamo su un tema, in cui non mi parli della tua vita privata. Invece nel momento in cui fai insieme, sei anche insieme qualcosa di nuovo. Quindi secondo me questo è qualcosa di interessante, ecco, però magari ci sono anche altre possibilità che possiamo considerare. Ciao a tutti, a tutti e a tutti, grazie a Paola per il grande lavoro. In realtà non parte una riflessione per una domanda. Riprendendo un po' il tema della frustrazione, no? Io penso che Paola, poi riprendendo l'esempio anche del non mossi, ma una gran parte delle lotte territoriali del Sud Italia, io vengo da Taranto, secondo me c'è un elemento che oggi, posso dire, anche Emilia Romagna in qualche maniera sta attraversando, no? Che è la ripoliticizzazione un po' del dolore, no? Della sofferenza, nel senso che nel momento in cui riconosciamo che i nostri corpi territori diventano scarto, diventano sacrificio, in realtà, come posso dire, vediamo che non siamo relegati ai margini, ma che quel margine noi lo attraversiamo da questo punto di vista. E io penso che sia un elemento fondamentale nel momento in cui riconosciamo questo processo di ripoliticizzazione all'interno della costruzione dell'immaginario, quindi come non, come posso dire, la pratica, come posso dire, che diventi un'opportunità anche nel dolore, quel momento lì. Io penso che i nostri territori e in generale il sud globale su questo un po', come posso dire, ci ha permesso di decolonizzarci da alcune pratiche, da alcuni saperi, no? Prima Paola faceva l'esempio rispetto, no, della forma della preghiera, no? Delle madri in lotta, che non è una questione essenzialista biologica, ma in qualche maniera ripone subito invece il piano politico, subito ripoliticizza l'esperienza corporea rispetto all'esperienza territoriale. E una delle cose più belle che forse passa attraverso il libro di Paola è proprio il fatto che non leggiamo più il territorio, no? All'interno di una questione essenzialista, all'interno di una questione solo dell'organizzazione, no? Del lavoro, delle istituzioni, ma nel momento in cui riconnettiamo le nostre esperienze di dolore, i territori secondo me superano anche il limite di essere meramente infrastruttura, non so come spiegare, no? Ma rimette in gioco la questione dell'abitare, rimette in gioco la questione della cura, anche tutta la solidarietà in qualche maniera che sta avvenendo oggi in Emilia Romagna, ma che vediamo su esperienza globale anche rispetto alle esperienze, no, di brigate che abbiamo avuto durante la pandemia, no? Rende il fatto che il lavoro di cura è essenziale. Il lavoro riproduttivo, il lavoro, no, di comunità non è più delegato, no, alle soggettività femminilizzate, alle persone socializzate donne, ma riconosce, no, la matrice necessaria per il rapporto col territorio. Qui vado un po' alla domanda che ti volevo porre rispetto. Tu metti tanto, secondo me, fai questo grande tentativo un po' di superare la dicotomia Stato-Movimento, riconoscendo però che il contesto è quello lì in cui agiamo. E se spesso facciamo questo errore anche un po' di superficializzare il fatto invece che nei momenti in cui già noi, no, per esempio, attiviamo meccanismi di solidarietà, nei momenti in cui chiamiamo in presidio qualsiasi iniziativa e pratica, no, dove ci decolonizziamo e ripoliticizziamo le questioni, se già a quel momento c'è una possibilità di ricostruire una nuova metodologia politica, no? E quindi non dire più che è solo il corteo e l'obiettivo, non dire nemmeno più che solo, no, il contrattacco all'istituzione e l'obiettivo, ma che ci abbiamo tanti piani per la quale, tenendoli insieme, ci permette di trovare una metodologia politica. Io qua concordo con te, che secondo me sulle onde terre in qualche maniera oggi ci prova a interrogare, no? A tenere questi piani, però ecco come l'immaginario si interconnette su un nuovo metodo politico collettivo che interroga anche la nostra soggettività e che quindi anche quando a livello individuale arriva il momento di frustrazione, sofferenza, questo invece può essere trasformativo e quindi anche rivendicare giustizia climatica come la rivendichiamo anche in un'ottica di giustizia trasformativa. E io penso che la tua analisi su questo rispetto ai territori è un patrimonio collettivo che è necessario oggi per discutere. Grazie, scusate se sono stato forse un po' disorganico, però giusto qualche stimolo. Grazie. Grazie dello spunto e delle riflessioni che sono in realtà molto preziose, su cui sicuramente non saprò rispondere
modo esaustivo, però me ne sono segnate perché continuo a rifletterci. E quando parlavi, no, della politicizzazione del dolore, mi è venuta in mente una frase che avevo letto di una studiosa che aveva studiato in particolare lotte o comunque le mobilitazioni intorno al tema dell'amianto e poi ai morti per amianto. E c'è questa frase che ho letto e mi colpì tantissimo, ovvero il corpo che soffre ha una carica avversiva. Ed è vero, cioè il corpo quando soffre può diventare un'opportunità, anche l'opportunità di mettere, di collettivizzare, di evidenziare la dimensione politica di quel dolore e avere una potenza trasformativa, no? E questa frase non mi è risuonata in un momento qualsiasi della mia vita, ma mi è risuonata in un momento in cui per la prima volta stavo vivendo gli effetti della crisi climatica sulla mia pelle, cioè la volta in cui vivevo a Catania, mi ero trasferita a Catania e ho vissuto per la prima volta a 49 gradi. Io non l'avevo mai vissuti. Quel giorno ho capito un attimo meglio cosa fosse la crisi climatica, mi sono resa conto della dimensione intrinsecamente politica della crisi climatica, perché io uso il computer, mi sono messa sul letto, aspettando che passasse quella giornata infernale, le mie coinquiline che lavoravano nei bar sottopagate per dare la granita ai turisti sono andate a lavorare. Quindi mi rendevo conto che di certo non sono la più privilegiata del mondo, ma che c'era comunque una scala di dinamiche, di forme di oppressione che rendevano questa cosa ineguale. E poi due mesi dopo è stata l'alluvione, sempre a Catania, andando a 3 morti, quindi ho avuto modo, no, per 2 mesi di vivere molto intensamente questa cosa, ed è lì che parte con la riflessione, no, di cui accennavo prima, rispetto a cos'è la calotta di ghiaccio con l'orso, o forse qui e ora, e ha una dimensione politica che è evidente, palese. E quella sofferenza mi ha prodotto rabbia, in termini politici. Rabbia che non riusciva a esprimersi perché non ci sono state forme di organizzazione, quindi la rabbia che è rimasta, una carica emersiva che è rimasta inespressa, ma che poteva trasformarsi, secondo me, qualora ci fossero state una serie di strutture, di ragionamenti, di pratiche in grado di farlo. Rispetto a come, attraverso la nostra metodologia, anzi, come il nostro immaginario influenza la nostra metodologia, cioè come diventiamo, attraverso le idee che abbiamo, lotta in forme diverse, secondo me c'è tantissimo di cambiato negli anni grazie a questo modo in cui abbiamo iniziato a percepirci, a fare del nostro immaginario delle pratiche concrete, almeno provarci dove è possibile. E questo io, ad esempio, diciamo in alcuna letteratura, ma non vorrei neanche dire una letteratura che non è neanche poi così rilevante in questo dibattito, no? Però si parla tanto di politiche prefigurative, no? Cioè del fatto che tu inizi a organizzarti rendendo concreto qualcosa che tu potresti nel mondo immaginario. Faccio l'esempio, ritorno all'esempio di prima, no? Il presidio, no, tappo che entra con la bombola del gas e la spazzatura indifferenziata e che mentre lì che lotta si chiede come vuole vivere quel quotidiano e quindi dice che la bombola del gas vuol provare a una veccia, vuol pensare a altri modi di produrre energia, vuol pensare ad altri modi di relazionarsi col tema dei rifiuti, ma soprattutto altri modi di relazionarsi tra loro, che ovviamente è il tema anche più profondo e più complicato. E penso che questa sia una possibilità che abbiamo aperta e che, secondo me, se oggi è aperta come possibilità, lo dobbiamo tantissimo al movimento transfemminista. Cioè, nel senso, le pratiche positive che sono riuscite a svilupparsi in questi anni, che hanno anche, secondo me, aiutato allo sviluppo di altri movimenti negli anni successivi, a mio avviso ci derivano tanto da un ciclo di lotte che non ha cambiato solo i temi del dibattito pubblico, ha cambiato le pratiche, che è una cosa molto diversa, no? E molto profonda. Quindi io, cioè, sono convinta che quello che dici sia un campo di possibilità importantissimo e continuerò a riflettere, cioè, nel senso che è uno spunto su cui continuerò a ragionarci, perché ci sono molti aspetti, no, su come ci stiamo rimmaginando. Penso ad esempio a come sono cambiati i campeggi climatici che facciamo, a parte non li facciamo qualche anno fa, facciamo altri tipi di campeggi magari ad hoc su un tema, però come sono cambiati in tutti gli aspetti, dall'accoglienza a come gestiamo la nostra presenza su quel territorio, a se accendiamo o non accendiamo il fuoco, se usiamo o non usiamo le luci, cioè il nostro rapporto con tutto ciò che ci circonda, di cui siamo circondati, che noi attraversiamo, si è cambiato proprio perché si è cambiato il nostro immaginario. Mi viene in mente una cavolata, però l'anno scorso, dal 2 giugno, al corteo a Coltano, facciamo una piccola parte in cui abbiamo spento le casse, non abbiamo fatto rumori, perché lì c'era una serie di animali che vivevano. E è stata una scelta ragionata, cioè c'era un corteo comunque di diversi chilometri sotto il sole, per cui molte persone ancora ci odiano, però quelle che non ci odiano si ricorderanno che
abbiamo fatto questa scelta, che era proprio un modo nuovo di pensare al modo in cui ci relazioniamo con il territorio e con le altre forme del vivente che esistono oltre noi. Quindi, diciamo, una cosa secondo me molto, molto interessante. Ti ringrazio per averla posta e continuerò appunto a ragionare. Ciò detto, credo ringraziamo di nuovo Paola per il bel dibattito di questa sera. Tra l'altro, però, ricordo il microfono a Paola, a questo punto ci saranno anche 3 giorni di iniziativa a Coltano del Movimento Nobase che possono essere interessanti anche per molti di noi. L'occasione, capo la maschera, io sono artista. No, diciamo che appunto come Movimento Nobase stiamo organizzando per il 2, 3, 4 giugno, quindi da venerdì a domenica, 3 giorni di iniziative, su cui trovate un'informazione anche Facebook e quant'altro. In particolare però ci sembra importante condividere l'evento del 3 giugno che sarà appunto l'incontro con questo movimento francese che citavo prima sul movimento della terra, quindi proprio anche di confronto sulle pratiche, sulle possibilità che possiamo percorrere per dare slancio comunque a tutta questa serie di mobilitazioni. E domenica 4 giugno faremo un'assemblea pubblica nazionale che ha come tema centrale fermare l'escalation bellica, ma che non è rivolta solo a chi si adopera sul tema delle infrastrutture militari o simili, ma prende l'escalation bellica come cornice per leggere tanti altri processi che stanno avvenendo. Quindi anche se noi ci troviamo più con il tema delle basi proprio alle nostre porte, il tema potremo affrontarlo in modo più ampio, e abbiamo pensato di dividerlo in questo modo: la mattina una parte più, se vogliamo, di presentazioni, comunque come non vuoi sono sempre necessarie per conoscerci meglio, e il pomeriggio incontrarla su cosa facciamo, cioè come proviamo a lavorare su pratiche che possono essere anche replicabili, sviluppabili su scale diverse, che possono essere patrimonio condiviso, che ci diano strumenti nuovi per essere diciamo incisivi in questo contesto. E siete ovviamente tutti invitati. Bologna per Clima Justice tra le prime realtà che abbiamo contattato proprio per coinvolgerle in questo percorso, e insomma con l'occasione ribadivo anche questo. E grazie ancora a tutti e a tutti e a tutti. Questo calendario fichissimo ci avremo, quindi se qualcuno vuole venire sentiamoci, che magari organizziamo le macchine. E quindi al banchetto ci sono i libri, bellissime t-shirt, bellissimi shoppers se li volete, e ci vediamo alla prossima. Grazie e buona serata.